Questa mia trasferta in Molise mi sono ritagliato un po' di tempo per venire a vedere la diga del Liscione, che è una diga che sbarra il fiume Biferno e forma il lago di Guardialfiera. È una diga a gravità, cioè che resiste alla pressione dell'acqua grazie al suo peso, ed è realizzata con un terrapieno che è poi impermeabilizzato nel lato a monte con uno spesso strato di calcestruzzo. Questa diga è stata realizzata tra gli anni 60 e 70 con il fine di accumulare acqua potabile, ma non solo, anche per fornire acqua per l'irrigazione dei campi. È alta circa 60 metri e forma un bacino di circa 7,5 km quadrati, con una capacità totale di circa 170 milioni di metri cubi. Sulla sponda sinistra si trova uno sfioratore a tre luci che serve a gestire le situazioni di massima piena e uno scarico di fondo costituito da una galleria di circa 7 metri di diametro. È un'opera abbastanza impressionante perché praticamente la formazione del lago ha coperto quella che era la vecchia strada di fondovalle del Biferno, e quindi la strada è stata realizzata nuovamente tutta quanta su viadotti, e quindi questo viadotto lunghissimo attraversa il lago, scavalca la diga e arriva giù fino a fondovalle. E a quest'ora della sera le riprese con il drone sono particolarmente affascinanti perché contro luce si vede questo spettacolo meraviglioso di questo ponte che si libra sull'acqua. Io vi saluto, vi do un caldo abbraccio e ci vediamo alla prossima volta. Arrivederci.